Ciao a tutti da Novo Anglob, benvenuti a questa nuova avventura di Pokémon Blu, prima generazione. Questa è la seconda parte. Nella prima parte abbiamo visto che siamo arrivati a scegliere lo starter e a battere Brock. E vediamo a questo punto come proseguire il gioco. Ho deciso di velocizzare un attimo. Andiamo a velocità 100, direi che 100 va bene, si capisce abbastanza. Nella descrizione avete tutto il possibile per scaricare emulatore, ROM e Pokégen di prima generazione, ovvero il Pikasav. E giochiamo un bel continuo. Ed ecco qua che eravamo arrivati. Al percorso 3 per arrivare poi al Monte Luna. Il mio livello è medio, normale, medio alto, il mio livello del Pokémon. E se qualcuno se l'era perso, avevo scelto proprio Charmander come starter. E ogni tanto vedrete delle cose un po' differenti dal classico, dalle classiche lotte. Questo perché per esempio la precisione delle mosse non è del 100% per qualsiasi mossa, quindi anche un che ne so, graffio non ha precisione 100%. Io decido di non evolvere il mio Charmander e di tenerlo così, in questa forma qua. Questo perché non evolvendolo impara più velocemente le mosse. Siamo a un buon livello, lo abbiamo evzato completamente perché siamo andati con l'aiuto del Pikasav, che è il nostro. Che lo utilizziamo per livellare i Pokémon ed evzarli. Per chi invece ci segue dal Game Boy o dal Game Boy Color, io consiglio di stare un po' più tempo a evzare il Pokémon, perché scusate, a livellare il Pokémon, perché in automatico si evza pure. Di conseguenza consiglio questo, almeno di arrivare a quasi il livello del primo Pokémon. Per ora un livello 15-16 è abbastanza buono. Un livello 15-16 è abbastanza buono. Per chi si era perso la prima parte, come mai ho scelto Charmander su altri Pokémon? Di solito io scelgo Bulbasaur perché secondo me è il miglior starter dei tre per quanto riguarda la prima generazione. Questo perché Pokémon d'acqua, ci sono Pokémon d'acqua migliori anche più avanti nel gioco, Slowbro, Starmie soprattutto, Cloyster, quindi ci sono Pokémon migliori, ma anche Golduck comunque è un buon Pokémon e quindi uno può fare affidamento su altri tipi, come per esempio un Pokémon fuoco, che sono un po' più difficili da reperire perché poi tra l'altro non sono molto forti. L'unico Pokémon un po' migliore appunto è Charizard ed eventualmente Arcanine, qualcosa con Ninetales, ma non sono buoni Pokémon. E invece come Pokémon d'erba, sicuramente a mio avviso il Pokémon migliore d'erba è proprio Venusaur, salvo Exeggut, che però lo troviamo più avanti nel gioco. E magari un Bulbasaur può farci molto utile perché nelle prime palestre abbiamo roccia e quindi non abbiamo problemi. Abbiamo acqua e ci sarà veramente molto utile perché Misty sarà un po' tosta come seconda palestra. Come vedete decido di non evolvere ancora il mio Charmander. Misty sarà veramente tosta come palestra e Bulbasaur ci sarebbe molto d'aiuto. E poi perché sia Charmander che Bulbasaur imparano mosse con alta probabilità di brutto colpo. Nella prima generazione sono molto importanti queste mosse, quindi lacerazione, foglia lama per esempio, colpo karate, sono mosse molto utili perché hanno un'altissima hanno il doppio di probabilità nella prima generazione di sferrare un brutto colpo e quindi infliggono quasi sempre il doppio.
e sono molto utili. Nel percorso 3 troviamo i soliti Pokémon. Troviamo i soliti Pokémon perché troviamo sempre Pidgey, tranne un Pokémon molto particolare. Se avete pazienza, se avete tanta pazienza, potrete trovare Jigglypuff. Non che sia molto utile, magari può essere carino per variare. E qui ci sarà un'allenatrice proprio con Jigglypuff, che ai primi livelli, a dire la verità, è un po' tosto. Poi tra l'altro è sempre, di solito è molto fortunata la ragazza. Riesce, esatto, con Kanto riesce sempre ad addormentarmi. Sempre. È sempre stato così. Speriamo di svegliarci. La velocità della musica è velocità remixata, perché come avete visto io ho deciso di velocizzare un attimino il gioco, perché comunque il gioco è molto statico. E qui abbiamo lottato contro l'ultimo che culo. Però non mi serve a niente. Se volete catturarlo, catturatelo, non, per chi vuole, per chi volesse. E qua troviamo uno Spearow. Vi avevo già anticipato che Spearow è abbastanza utile, non come Pokémon, ma lo vedremo in seguito. E quindi io adesso deciderò di catturarlo. Deciderò di catturarlo. Se io dovessi utilizzare Graffio, lo ucciderei. Aspetto che mi faccia calare un po' l'attacco, sperando di non fare brutto colpo, come non detto. E quindi adesso andremo alla ricerca di uno Spearow, perché mi serve. Quindi consiglio vivamente di catturarne uno anche voi, dato che in questo percorso ci sarà Pidgey, Spearow e con tanta fortuna Jigglypuff, che noi invece l'abbiamo catturato subito. Ok, speriamo di non fare anche stavolta brutto colpo. Benissimo, avevo catturato per l'evenienza delle Pokéball e l'abbiamo catturato subito. Ecco qua. Vi avevo anche detto di avere la possibilità di catturare 10 Pokémon, che vedremo in seguito. Allora, qui invece abbiamo un uomo che ci vende Magikarp e noi lo compriamo. Almeno, se volete potete anche non comprarlo. Se volete potete anche non comprarlo e catturarlo poi con l'amo vecchio in tutta l'acqua possibile, che troveremo poi nella città della terza palestra. E adesso iniziamo finalmente il nostro cammino al Monte Luna. Per quanto riguarda il Monte Luna troveremo Zubat, purtroppo, strano, non ci sono quasi mai nelle grotte, troveremo tanti Zubat che ci daranno tanto fastidio. Troveremo dei Geodude. Se volete prendere Geodude e catturarlo, anche questo è un buon Pokémon nella prima generazione, veramente un buon Pokémon. Il problema è che dovete poi scambiarlo, perché come sapete qua non è possibile, a meno che non abbiate un Game Boy e un altro Game Boy e con il cavo Link riuscire poi a scambiarlo. E in questo caso Pokémon come Alakazam, che è un ottimo Pokémon, forse è il miglior Pokémon della... forse è Chansey il miglior Pokémon. Comunque Chansey e Alakazam se la cavano molto bene nella prima generazione. Sono sicuramente i migliori Pokémon della prima generazione. Se avete la possibilità, scambiateli e metteteli in squadra, così come Alakazam, Gengar, Machamp e Geodude con Golem. Ma non so nemmeno perché io stia lottando contro
questi Pokémon selvatici. Comunque, chi invece è dal Game Boy e non ha possibilità di evasare, o chi non vuole utilizzare il Pikasav, io consiglio di evasare, di livellare i Pokémon. Vi consiglio vivamente di livellarli. Perché nel livellamento c'è anche un evasamento indiretto. In questa generazione gli EV vengono lasciati totalmente. Tutto sta in base alle statistiche del Pokémon. Quindi quel Pokémon che avrà un pochettino più di attacco rispetto agli speciali lascerà più attacco rispetto agli speciali. Funziona così, quindi non c'è una statistica in particolare dove dà l'evasamento. E quindi, allora, per quanto riguarda il Monte Luna, come vedete, lo conosco abbastanza a memoria. Consiglio di seguire questa parte di percorso per non perdersi, per chi ancora non ha giocato, non sa come funziona bene la prima generazione. E qui troviamo già il primo membro del Team Rocket. E noi andiamo di braciere a GoGo. Stab, mossa speciale. Da ricordarsi che ci sono mosse tipi fisici e tipi speciali, come per quanto riguarda tipo fisico e tipo speciale. Quindi non c'è una divisione. Per esempio le mosse normali, di tipo normale, sono tutte fisiche. Per esempio le mosse di tipo fuoco sono solo speciali. Fuoco, acqua, erba, sono tutte mosse elettro, sono tutte mosse speciali. Quindi no, è un po' un altro tipo di meccanica anche a livello di lotta e a livello di mosse proprio. E sfuggiamo anche da questo. Come ripeto, io consiglio sempre di lottare con quasi tutti i Pokémon. Questo più o meno è un livello medio per andare avanti. Qua troviamo un nerd, che in italiano è cervellone, cioè in italiano nel gioco viene tradotto come cervellone. Qua troviamo un Magnemite, dove però braciere non gli fa mossa super efficace. Questo perché nella prima generazione i Pokémon acciaio e i Pokémon buio non esistevano, e di conseguenza Magnemite era soltanto di tipo elettro. Solo successivamente ha assunto anche il tipo acciaio, cioè dalla seconda generazione con Magneton e poi Magnezone nella quarta. Personalmente ho deciso di tenere soltanto un Pokémon perché già mi sono prefissato una squadra, e come vedete il livello di Charmander è molto superiore alla media. Questo perché il Pokémon che catturerò lo catturerò poco prima di battere Misty, quindi vedremo in seguito che Pokémon. Mi sono già prefissato una squadra e di conseguenza voglio tenere Charmander abbastanza alto. Voglio tenere Charmander abbastanza alto anche perché Misty è tosta. Misty è tosta e mi serve un Pokémon di un certo livello per riuscire a far fronte a questa capopalestra, anche perché di fatto utilizzando Charmander siamo deboli. Siamo assolutamente deboli a quel tipo, e quindi si rischierebbe di perdere soldi e di perdere tempo. Per chi volesse sfruttare al meglio il Pikasav, in questo caso senza cittare o altre cose, anche Paras è uno dei Pokémon che possiamo trovare all'interno del monte, può benissimo non perdere tempo come sto facendo io inserire nella propria borsa i repellenti, anche il repellente Max, per esempio.
Perché? Perché sono molto utili. Ah già, è vero. Sto facendo una lotta. Ero così abituato a trovarli selvatici. Quindi per chi volesse può benissimo sfruttare il Picasaver per il repellente. Vi posso garantire che io poi li utilizzerò. Un bel percorso marino. Qua c'è un etere nascosto. Qualche oggetto nascosto, riesco ancora a ricordarmelo. E nel percorso marino vi posso garantire che utilizzerò i repellenti. Perché? Perché lo sapete benissimo tutti che ci sono troppe meduse. Non avrebbe senso fermarsi ogni 2x3. Qua magari qualche grotta. Sì, ok, c'è un po' di Zubat. Magari qualche altro Pokémon da livellare. Per chi invece volesse livellare, logicamente non utilizzate i repellenti. Anzi. E tra l'altro Tentacruel, per esempio, ci dà un bel po' di punti salute e un po' di punti esperienza per quanto riguarda il livellamento dei Pokémon, che vedremo un bel po' più avanti. Siamo a un buon livello 22. Iran non mi piace, non mi interessa, perché poi si blocca in una mossa e... Ecco. Siamo quasi arrivati a metà del nostro Monte Luna e qua c'è un bel Montanaro che avrà Geodude e Onix. Ecco qua. Niente, un altro Zubat. Mamma mia. Solo i Zubat ci fanno perdere la metà del tempo. Un avventuriero. Sbagliato. Ecco qua. Ovviamente anche se Braciere resiste, è l'attacco più sicuro perché ha una difesa molto elevata, una difesa fisica, mentre gli speciali sono molto bassi e quindi uno può colpirlo tranquillamente con gli speciali. E ora non so se ve l'avevo già detto, forse l'ho già detto nella prima parte del video, perché cerco di ricordare un po' di cose perché è una generazione un po' particolare e lasciata a sé stante, perché non è possibile poi alla fine spostare i Pokémon dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza. Dalla prima alla seconda è possibile, anche dalla seconda alla prima è possibile, ma dalla seconda alla terza no, è tutto bloccato per un problema di nature, per un problema di EV, per un problema di statistiche, per un problema di nuove meccaniche di gioco. Questo qua dovrebbe avere un Raticate, eccolo qua. Questo perché nella prima generazione non c'era l'attacco speciale, non c'era nemmeno la difesa speciale, oltre ad avere delle statistiche, diciamo, statiche, e quindi con la natura non aumentavano o diminuivano, e gli speciali, cioè ovvero utilizzando gli speciali del Pokémon con attacchi solo speciali, come per esempio attacchi di tipo psico, elettro, acqua, eccetera, 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 si andava soltanto a considerare quella statistica. Quindi un Pokémon che aveva un tot di speciali l'aveva sia per quanto riguarda il difensivamente sia per quanto riguarda l'attacco. Poi dopo tutto ciò è stato cambiato nella seconda generazione, che è stata migliorata, lasciando l'IV. Se io dovessi spostare un Pokémon di prima generazione, lo sposto dalla prima alla seconda, l'IV della prima è identico. L'IV della prima degli speciali rimane sia per l'attacco che per l'attacco speciale poi nella seconda generazione. Invariato, senza avere un processo casuale. Siamo a un buon livello 23, che però vi posso garantire che non sarà sufficiente per battere Misty, ma proprio minimamente. E quindi il nostro obiettivo, per noi che abbiamo scelto, per quelli che hanno scelto Charmander, sarà quello di livellare il più non posso il Pokémon. Qua c'è una pietra lunare nascosta. Qua abbiamo un altro pazzo che
con cui dobbiamo dividere il fossile, un altro nerd. E personalmente consiglio il domo fossile, veloce, impara lacerazione, che abbiamo visto che sono mosse molto utili, impara surf, quindi uno può anche utilizzare e sfruttare lo stab acqua, che è molto buono, impara un po' di mosse che possono anche danza spada. Quindi se qualcuno in seguito volesse utilizzare questo Pokémon, perché magari gli serve anche un Pokémon acqua misto, può comunque utilizzare, per me, a mio avviso, il domo fossile. Mentre lo Exli fossile, come diavolo si chiama, non lo consiglio, però se lo avete già per scambio qualsiasi cosa. Decido di utilizzare l'antidoto, questo perché questo è il domo fossile, che è il nostro Kabuto, e lui prende l'altro. Ho deciso di utilizzare l'antidoto, questo perché nella prima e in parecchie altre generazioni, qua c'è una Mega Ball nascosta, se non erro, eccolo qua, e che ci sarà molto utile la Mega Ball, assolutamente ci sarà utilissima, e noi le moltiplicheremo poi con il Pikasav. Allora, abbiamo detto, prima di entrare a Celestopoli, se non erro, sì, della seconda medaglia, qua in questo piccolissimo percorso troveremo Spearow, Rattata e Sandshrew. Questo perché siamo nella versione blu. Se invece dovessimo essere nella versione rossa, al posto di Sandshrew troviamo Ekans. Comunque sono tutte e due Pokémon valevoli, quindi per chi volesse li può comunque allenare e livellare come secondo Pokémon, sia Ekans che Sandshrew. Questo perché Sandshrew poi Sandslash può benissimo imparare Terremoto, che ci sarà, che potrebbe essere molto utile contro Agatha, e in generale anche con, è una mossa molto buona. Qua decido di depositare, cosa che non ho fatto, la mappa della città. Per esempio, deposito anche la caramella rara. Io consiglio di tenersi le caramelle rare per quando, poco prima di iniziare la Lega, perché qui il livello si riesce abbastanza a gestire. Poi dalla Lega avere un livello 55, 56, 57 sarà molto utile, e le caramelle rare divise poi ci fanno aumentare di più il livello. Decido di depositare anche le pietre lunari, decido di depositare anche il domo fossile perché momentaneamente non ci serve. Tutto il resto lo possiamo tenere, e vediamo un attimino quali sono le MT che abbiamo trovato. Questo qua dovrebbe essere Pistolacqua, che non ci serve, salvo che non vogliate utilizzarlo per esempio per Raticate, esatto, oppure per Persian, in caso utilizzate blu, perché al posto di bolla raggio, di solito è meglio bolla raggio, ma per chi magari al gioco vuole tenersi queste MT a livello competitivo e non per la storia, perché bolla raggio, esatto, è una mossa molto utile perché colpisce Pokémon di tipo roccia che resistono alle mosse di tipo normali, e di solito Pokémon di tipo roccia nella prima generazione hanno il per 4 debole ad acqua, e quindi bolla raggio è un'ottima copertura per questi due Pokémon. Io invece per la storia Pistolacqua va bene lo stesso. Io, avendo il Pikasav, decido di venderlo, di venderla, perché poi posso moltiplicare il mio bollaraggio. E per esempio bollaraggio è andato. Poi, questo dovrebbe essere Mega Pugno, non mi serve perché ci sono mosse con precisione migliore, per esempio Corpo Scontro. Se vogliamo anche in questo caso tenere Mega Pugno al posto di Corpo Scontro su un Pokémon, teniamo Mega Pugno ed eventualmente lo utilizziamo su un Pokémon. Io lo vendo e preferisco poi utilizzare Corpo Scontro perché ha una precisione maggiore e mi regala anche la paralisi. Invece per la storia, se poi vorrete utilizzare invece se invece volete tenere questa MT per il competitivo, utilizzate il Mega Pugno. Io qua ho ottenuto Turbine. So che sembra strano, nella prima generazione non utilizzate Turbine. Beh, io tengo Turbine perché eventualmente può servire per i Pokémon
da trasportare nella seconda generazione, quindi non si sa mai. Anche Boato hanno. Comunque decido di utilizzare e di tenere comunque Turmine. Nella prima generazione Turmine non ha alcun effetto all'interno di una lotta e quindi non ci serve assolutamente. Possiamo venderla, io l'ho tenuta lo stesso, in caso volessi poi scambiare qualche Pokémon di prima nella seconda con questa mossa. Perché Turmine e Boato nella seconda generazione per esempio sono molto usati. Andiamo avanti, qui troviamo il nostro verde, ovvero Gary, quello che volete. E lotteremo con il nostro... con il nostro Charmander. Per chi invece dovesse aver preso o Bulbasaur o Squirtle, il mio consiglio, se volete, potete benissimo anche già lottare contro la palestra. Per chi ha preso Charmander non possiamo farlo, perché se no ci ara, a meno che non dovessimo avere un altro Pokémon. Qui un bellissimo Abra, Graffio gli fa KO, Braciere non gli avrebbe fatto KO perché ha degli speciali elevatissimi Abra, con veramente tanti. E qui speriamo di avere un po' di fortuna con Squirtle, speriamo. La fortuna che ci utilizza bolla, cala la velocità, ma sono comunque molto veloce lo stesso. Ecco qua. E anche io personalmente non evolvo il Pokémon perché voglio che riesca a imparare mosse come lacerazioni e lanciafiamme il prima possibile, e quindi personalmente non voglio. Continuiamo a livellare il nostro Pokémon. Sì, questa qua è una parte un po' melosa, scusate, è una parte un po' melosa, ma purtroppo è da fare perché ci serve Bill, perché fa azionare un'altra quest. Noi siamo a un ottimo livello, siamo qua. Ci serve Bill perché ci serve per andare in uno spazietto d'erba prima di battere Misty, per catturare un Pokémon. Ebbene sì, catturare il nostro secondo Pokémon da mettere in squadra. Ti prego non mi avvelenare, meno male. Se qualcuno volesse, come ho già detto, può anche utilizzare Ekans oppure Sensju. Sensju non è male a mio avviso rispetto su Ekans, in base alla versione. Se è rosso Ekans, se è blu Sensu. Sensu non è male perché i Pokémon di tipo spettro, l'unico Pokémon di tipo spettro che c'è, che è Gengar, non ha levitazione, perché qui in questa generazione non esistono le abilità, e quindi, dato che come secondo tipo è di tipo veleno, di conseguenza è debole a terremoto e uno può fare una notevole strage. Personalmente utilizzerò Charizard con terremoto, quindi a me non mi serve, anche se può essere utile. Ormai la solfa è sempre la stessa. Azione orafica più attacco rapido, lo fanno praticamente quasi tutti. Ah, bruciato, meno male. Anche la pupa KO, andiamo dall'altro. Ma anche che dovrebbe trovarsi soltanto nella versione rossa. E l'altro Pokémon cosa? Ekans, Zubat, niente, sono manche. E poi catturiamo questo qua che si fa. Catturiamo e poi lottiamo contro questo, ci regala una pepita. Non solo, ci dice che è anche un membro del Team Rocket, ma purtroppo non possiamo farne parte. Il monologo è a senso unico. E quindi non riusciamo a entrare a far parte
del Team Rocket, anche se tutti, moltissime persone, compreso il sottoscritto, vorrebbero farne parte. Sono nella seconda generazione. No, super suono. Sono nella seconda generazione. Ah, meno male. C'è la possibilità di vestire, di vestire un po' i panni del Team Rocket. E ora torno un attimino giù per del centro Pokémon, per curare il Pokémon, perché ci può essere molto utile avere un po' più di vita, logicamente. Qua dentro c'è una casa dove, se non erro, con un Poliwhirl ci scambiano Jinx, Pokémon unico nel gioco. Non ci sono altre alternative per avere questo Pokémon. Allora, qui ci sarà un personaggione con cui non dovremo lottare al momento. Ci servirà per catturare Mew. Ebbene sì, perché per chi volesse, più avanti nel gioco, dopo aver preso l'MT Volo, cattureremo Mew. Adesso non ci serve. E allora non ci lottiamo. E andiamo a prendere un MT molto fondamentale, che è l'MT 45, che dovrebbe essere, se non erro, Tuono Onda. E andiamo a lottare contro altri. E li continuiamo a livellare. Continuiamo a livellare il nostro, in questo caso, Charmander. Per chi invece non volesse livellare e andare subito al capo palestra, può benissimo, se non ha Charmander, lo sconsiglio vivamente, oppure ha un altro Pokémon che ha catturato, consiglio a Charmander di non andare. E se invece ha un altro Pokémon, può eventualmente utilizzarlo, perché Starmie sarà un po' un problema. Saliamo anche al 26. In questo percorso troviamo un paio di Pokémon interessanti, perché per esempio qua troviamo, in questo piccolo spazietto, Abra, Bellsprout, buon Pokémon, Metapod, Kakuna, Pidgey e anche Abra troviamo, ma Abra ci servirà per ben altro, Anche Oddish, se abbiamo una versione rossa, Weedle, Caterpie, e quindi potremo anche arricchire la nostra squadra. Per momentaneamente, anche se Bellsprout è un buon Pokémon, momentaneamente non lo voglio catturare, diciamo così, perché ho in mente un altro Pokémon. Però se qualcuno dovesse per caso avere Charmander, un altro Pokémon ottimo da utilizzare è proprio Bellsprout, perché Victreebel impara Foglie Lama, e quindi Victreebel può sostituire egregiamente Venusaur, e questo Foglie Lama ci potrebbe essere anche molto utile contro Lorelei, la prima Super 4, perché Foglie Lama ha un'altissima probabilità di colpo critico. Venusaur è meglio perché è un po' più veloce, perché non solo più veloce, anche delle difese maggiori, e di solito Venusaur, a mio avviso, è il Pokémon migliore. Anche qui vedete, attenzione, non lottare contro quest'altro bullo. Questo perché anche questo ci servirà per catturare Mew. Non ci lottate, lo vedremo in seguito. E andiamo avanti, e andiamo contro questa fantallenatrice, che dovrebbe avere dei Nidoran. Anzi, una pupa. Esatto, che però è Nidoran, quindi per metà ci avevo azzeccato. E noi continuiamo ad andare avanti, a livellare il nostro Pokémon. Il nostro livello è molto alto, proprio per cercare di battere al meglio la nostra Misty. E anche questo è fatto. Siamo quasi alla fine, siamo quasi arrivati da Bill, perché al Game Boy sicuramente è un po' più lento il gioco, perché non abbiamo le scarpe in questo gioco. Non esistono le scarpe veloci. Le scarpette non esistono. La bicicletta arriverà tra un bel po', la bicicletta arriverà dopo la terza medaglia, e quindi, che io non utilizzerò perché ho velocizzato. Per chi invece dovesse avere il Game Boy o avesse deciso di non velocizzare il gioco,
può benissimo utilizzare la bicicletta. E anche questo ci siamo. Ora decidiamo di... non far evolvere il nostro Charmander. E io consiglio anche Bulbasaur di non far evolvere, lo consiglio, perché impara sonnifero e foglie lama molto, molto presto, può essere utile. E mentre Squirtle, a dire la verità, non impara mosse particolari, perché il suo unico, la sua unica mossa particolare sono Surf, Gelo Raggio o Bora. Per il resto tutto sarà inutile, perché ci sono Pokémon d'acqua migliori. Lasciamo fare un passo a questo personaggio, perché ancora taglio non l'abbiamo, e rientriamo dentro per poi poter prendere l'MT che c'è all'interno di questo giardinetto bloccato da taglio. Quindi per avere un MT in più, per non ripassare in questo percorso, consiglio di fare così, fargli fare un passo solo. Ecco qua. E catturiamo anche movimento sismico, che può essere utile. Movimento sismico, perché il movimento sismico in questa generazione colpisce i Pokémon di tipo spettro. Non si riesce a capire come, però colpisce. E quindi ci sono Pokémon che possono sfruttare movimento sismico. Per esempio Hitmonlee, che è uno dei Pokémon migliori di tipo lotta, se non l'unico migliore decente. Solo Hitmonlee e Machamp sono utilizzabili in questa generazione. Come copertura contro spettro, per esempio, potrebbero utilizzare proprio movimento sismico. Ho sbagliato, ho utilizzato Graffio. Meno male che non ho utilizzato altre robe come paralizzante o sonnifero. Paralizzante è mortale. E finalmente, dopo aver battuto questa alienatrice, siamo quasi arrivati alla fine. Siamo quasi arrivati alla fine e finalmente arriviamo dal nostro Bill. Ci parliamo, ci dice che si è trasformato in un Clefairy, se non erro. Certo, utilizziamo il Poké Trasporto, non ti preoccupare. Delle pozzanghere d'acqua fuori, sono con l'amo buono, con l'amo vecchio, è possibile catturare anche, mi sembra, Goldin, Psyduck e Krabby, non che ci servano molto. Ecco qua, ci parliamo, ci dà il biglietto della nave, il biglietto nave, che ci sarà molto utile, della MNM. Lo utilizzeremo in seguito. E adesso, qui per esempio in queste pozze, troviamo quel Pokémon che vi ho detto, con l'amo vecchio, che ancora non abbiamo, perché lo troveremo nella... per quanto riguarda dalla terza medaglia, dalla palestra della terza medaglia. Torniamo indietro, abbiamo finalmente aperto questo, perché dovremo lottare contro... almeno io personalmente... dato che non ho un secondo Pokémon e devo prendere il secondo Pokémon, mi serve entrare qua dentro. Ho livellato intanto. Questo qua è un Machop, è un Drowsy. Anche Drowsy è abbastanza un buon Pokémon alternativo ad Abra. E arriviamo a livello 28. È un Pokémon alternativo ad Abra, un po' più lento, ha delle difese speciali, ha gli speciali un po' più bassi. Però può essere utile, imparare ipnosi, iperraggio da ipno, come ipno, psichico, sono già tre mosse abbastanza utili. E qua ci regalano l'MT 28. Vediamo un po' se può impararlo Charmander, l'MT 28, che è fossa. Fossa a potenza ben 100. Quindi nella storia utilizzare fossa al posto di terremoto per non sprecare questa MT può essere molto utile. Fa perdere un turno, però può essere utile. E adesso qui andiamo alla cattura del secondo Pokémon da mettere in squadra. E adesso vediamo quale. Non è Bellsprout, perché se no l'avrei catturato prima. Non è Pidgey, perché l'ho catturato prima.
Anche se Bellsprout è un buon Pokémon al posto di Venusaur, come ve l'ho già detto. Se no non ha senso un altro Pokémon d'erba, devo dire la verità. Non riesco a trovare questo maledetto Pokémon. Che è uno dei Pokémon migliori, un ottimo revenge killer, diciamo così. Perché nella prima generazione è un po' diverso. Per quanto riguarda la prima generazione, questo Pokémon qua, che vedrete. È un Pokémon che sfrutta attacchi di tipo normale a gogo in una potenza veramente strepitosa. Però qua non c'è ancora. Porca vacca. Che sfiga. Eccolo qua il nostro Pokémon. È Meo. Che è uno dei Pokémon meno utilizzati. Sin dalla terza generazione non è quasi mai stato utilizzato questo Pokémon. Noi se lo dovessimo attaccare lo manderemo KO perché le difese non sono buone. Ma grazie allo stab, grazie alla velocità, grazie soprattutto a una mossa particolare, grazie a lacerazione, la lacerazione più forte del gioco, contando il brutto colpo. Quindi non è veramente da sottovalutare questo Pokémon. Io decido di non attaccarlo, perché sennò lo manderei KO. E decido di diminuire le difese il più possibile per avere più probabilità di catturarlo con la mia Pokéball. Poteva farmi subito ruggito. Ha un'altissima probabilità di brutto colpo per due motivi. Uno perché la lacerazione ha un'alta probabilità di brutto colpo. E l'altro motivo è perché è molto veloce ed è una cosa molto legata nella prima generazione questa cosa qua. E quindi non riusciamo a catturarlo, porca vacca. Ti prego, sì, e ce l'abbiamo fatta. E anche Meo, che è un Pokémon che mi piace tantissimo nella prima generazione, è stato catturato. Torniamo indietro. Vedremo di utilizzare il più possibile Meo contro, più possibile, nel limite del possibile, perché per ora siamo molto offensivi come tattica, almeno personalmente, e vedremo di utilizzare Meo il meglio possibile, ecco, diciamo così. Allora, andiamo a depositare il nostro Pokémon. Quindi andiamo a depositare il nostro Meo. Lo modificheremo con il Pikasab perché in teoria bisognerebbe andarlo a livellare. Per velocizzare livelleremo con livelleremo proprio con il Pikasab livelleremo. Quindi abbiamo depositato il nostro Meo. Andiamo a depositare anche dell'altro, perché andremo a depositare anche le nostre MT importanti. Per esempio Fossa può essere utile. Andiamo a depositare Tuono Onda, che è una mossa utilissima, una delle mosse più utili, e Movimento Sismico. E abbiamo depositato anche Movimento Sismico. Questo perché, ragazzi, abbiamo uno spazio soltanto, solo ed esclusivamente, di 20 oggetti all'interno del gioco. Quindi non possiamo permetterci di tornare più volte a depositare, e già che ci siamo lo facciamo adesso. Ed ora salviamo. Benissimo, abbiamo salvato. Ecco qua. Salviamo. Chiudiamo il nostro gioco e andiamo a livellare il nostro Pokémon. E poi finalmente arriveremo a Misty. Ancora 5 minuti e finalmente arriviamo nella palestra di Misty. Carica, macina. Ecco qua. Apriamo il nostro salvataggio. Soldi, quanto c'è nel salvadanaio, le ore, che poi vabbè, in teoria sarebbe un'ora con una velocità. Andiamo a modificare il nostro Charmander. Per esempio io ci metto Fossa in questo caso, perché so che può imparare Fossa, quindi Dig mi può essere utile.
e ce ne diamo ben 3. Più o meno sono questi. Questo qua è il numero per arrivare al livello 28 e noi ce lo teniamo a mente, 1700 direi che è sufficiente, e quindi questo siamo riusciti a prenderlo. Andiamo nel PC, andiamo a vedere i due Pokémon, vediamo un po' questo Magikarp, difesa, velocità. Andiamo col nostro Meo, abbiamo detto che era circa 17.000 e lo lasciamo così. Poi più o meno, livello più, livello meno. Ci diamo ben 3, 3, 15 in attacco, 15 in difesa, 15 in velocità, che sono gli V che arrivano massimo a 15. E poi... andiamo a vedere quali sono... qual è l'EV max da dargli. Perché lo evisiamo già, già che ci siamo, abbiamo questa possibilità senza perdere tempo. Che è questo qua, il numero massimo degli EV, lo so, non è una sorta di 252, che però è possibile distribuirlo in tutto, perché nella prima generazione e nella seconda funziona proprio così. Andiamo a vedere quali sono le mosse che dovrebbe imparare circa al livello 26, 27, 28 e arriva fino a Morso, Giorno Paga e Stridio. Allora, Giorno Paga, Graffio lo teniamo e insegniamo anche Stridio al posto di ma un giorno paga ci può essere utile per avere un pochettino di soldi. Al posto di Grow ci insegniamo Stridio, che è Screech, cosa del genere. Eccolo qua, ecco qua, abbiamo dato tutto, gli EV glieli abbiamo dati, gli EV glieli abbiamo modificati, questo gliel'abbiamo fatto. Posto, a posto, anche qui a posto. Per esempio, se noi vogliamo il bug item, qualcosa che ci potrebbe servire, per esempio, sono le Mega Ball, lo vedremo in seguito. Le Mega Ball ci possono essere utili. Il fune di fuga no, basta avere un Pokémon con fossa che non ci sono problemi. Le pepite, vabbè, non ci interessano i soldi. Questo qui poi lo depositeremo. E invece il PC item, eccolo qua, se volete possiamo anche modificare fino a 99 queste MT e sfruttarle più volte, come così come le caramelle rare, ma no, questo non lo facciamo perché facciamo la storia lineare, non andiamo a modificare troppo il livello e queste cose qua. Quindi abbiamo livellato il nostro Pokémon, l'abbiamo usato e salviamo e riapriamo il nostro gioco. Vediamo un attimo se riesce, se ci ha preso il livellamento del Pokémon. Ecco qua, andiamo a ritirare il nostro Meo. Lo mettiamo al centro Pokémon. Il mio livello 25, che dai, va già abbastanza bene come livello, e quindi l'abbiamo livellato all'incirca fino al 25, perché comunque Charmander al 28 è già un livello abbastanza alto. Io non evolverò nemmeno Meo finché non riesca a impararmi Lacerazione a un livello più alto, e adesso terrò questi due Pokémon per un bel po' del nostro viaggio. Il mio obiettivo è quello di avere 4 Pokémon di squadra per la Lega e basta, perché sono sufficienti 4 Pokémon. Gli altri 2 Pokémon li utilizzerò per sfruttare le MN. Ebbene sì. Allora, andiamo a vedere cosa riusciamo a fare con la palestra di Misty. Sarà duro. Molto dura con la palestra di Misty. Andiamo a liberare il nostro Meo. Se volete portatelo anche al 28, non c'è problema. Io ho lasciato il 25 perché all'incirca era una cosa del genere. Morso farà veramente la sua porca figura, ve lo posso garantire. Comunque
qua ha anche probabilità di far tentennare. Morso di tipo normale, ve lo dico. E siamo a livello 26. Ancora bene, ancora meglio. Poi lottiamo contro questa fantallenatrice, se non erro, che ha Goldin. Goldin ci darà un bel po' di punti punti esperienza, scusate. Ecco qua. Non l'ho fatto prima, ma giorno paga, ci dà la possibilità di pigliare qualche monetina in più, che potrebbe esserci utile. Ecco qua. Preferisco tornare indietro, ripristinare punti salute nel mio Meo, perché appunto mi aspetterà una lotta di un certo livello. Mi ci vorrà tanta tanta fortuna. Altrimenti, ripeto, c'è Bellsprout, dove uno può utilizzare questo Pokémon qua, che potrebbe aiutare molto. Salviamo, almeno io salvo. Ecco qua. E che Dio ce la mandi buona. Stario non è molto un problema. Starmi sarà un problema. E vai, è morta subito. E adesso punteremo a Starmi. Che culo, un buon brutto colpo. Che culo, sono stati molto fortunati. La seconda palestra, che tra l'altro sono veramente stato molto fortunato. Molto fortunato. Con Bellsprout non dovreste avere molti problemi. L'MT11. Oh là. E adesso torniamo nel nostro PC. Depositiamo una buonissima MT, che è Bolla Raggio. Io insegnerò Bolla Raggio a Meo. Insegnerò questo, e che mi sarà molto utile contro i Pokémon di tipo roccia. E direi che siamo a buon punto. Vedremo, ci fermiamo qua per questa seconda parte. Vedremo il seguito fino ad arrivare alla terza palestra. Quindi ragazzi, ci fermiamo qui e proseguiremo la prossima volta. Ciao a tutti da Nomanglobe. Ciao.